Quello che raccontiamo adesso, ragazzi, non ci sarà in questo libro, perché sono delle cose che non mi hanno fatto scrivere, oppure sono magari cose che ritenevo che di scrivere in un altro libro, invece no, lo faremo su Io Ricordo. Allora, parliamo un po' di campionati del mondo persi in un certo modo. Non è che si corre sempre con delle regole fisse, tutto funziona, ci sono delle cose dietro che sono un po' particolari. Io ricordo che nel 97, quando Max Biaggi andò via dall'Aprilia e corse con la Honda, con la Rothmans, con la Marlboro, se ricordate bene, fu una guerra totale, perché non fu facile. Biaggi che se ne va, l'Aprilia con Arada e Capirossi, era un po' il leitmotiv del campionato mondiale 250. E Biaggi, che oltre ad essere un bel pilota, era anche furbo come una faina, è chiaro che sulle regole ci andava al limite, a bordo, come tutti quanti d'altronde, ma lui secondo me era il suo modo di essere, il suo modo di fare, al di là che era un grande campione. Ricordo che la prima gara che lui fece con Honda fu in Malesia, a Shah Alam o Sepang, non mi ricordo bene, e alla partenza, è chiaro che tutti i fotografi erano su di lui, anche su Arada e Capirossi, importante la prima gara anche da un punto di vista psicologico, c'era la regola che negli ultimi 3 minuti non potevi più toccare la moto. Ricordo che era mezzo asciutto, mezzo bagnato, e lui cosa fece? Nei 3 minuti invece cambiò i dischi, li mise d'acciaio invece che i dischi normali, perché probabilmente c'era era mezzo bagnato, mezzo asciutto, per cui si correva in quel modo lì. E fu una manovra scorretta, perché la regola diceva che non si poteva fare. Io feci un casino esagerato, ma la gara la vinse lui e nessun reclamo, né a parole né a fatti, fu accettata. Allora io, sai, prenderlo come si dice nel caso sportivamente nel di dietro non è una cosa facile e non è bello per tutti. Allora mi misi d'accordo con IRTA, con cui avevo dei rapporti molto, molto chiari, molto belli, professionali, con Mike Trimby, Jeff, e gli dissi: ragazzi, ogni partenza mi fate il piacere, guardate sempre cosa combina Biaggi con i suoi meccanici. E loro, senza farsi vedere, facevano le sentinelle. E l'hanno fatto anche bene, perché poi in Olanda rifece la stessa cosa Max, siccome c'era asciutto bagnato, nei 3 minuti che non si poteva fare niente cambiò i cerchi, e stavolta, come disse il grande Gianni Brea, Cipi Merlo tra virgolette, fu beccato e dopo un certo numero di giri gli fu data la bandiera nera, quindi fu squalificato quella gara, anche se poi il mondiale se lo portò a casa probabilmente. Anche giustamente io dico di no, perché poi racconteremo anche altre storie per cui quel mondiale lo vinse Biaggi. Quindi a volte vedi queste cose e ti servono per me. Quella bandiera nera rimise il campionato in piedi e purtroppo poi lo perdemo, però sono cose che succedono durante il campionato del mondo che magari la gente non conosce.